Ragazzi, io sono Jack e oggi siamo su Paper Please, siamo sul 14° episodio e oggi andiamo a affrontare l'8ª giornata di Paper Please. Io direi di non perdere tempo, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel like sotto questo video, assicuratevi che l'abbiate messo perché YouTube in questo periodo, soprattutto da mobile, ha i mi piace buggati. Quindi iscrivetevi, lasciate un bel mi piace e buona visione. 8º giorno, 5 dicembre del 1897-1304. Allora, reclamo del leader della collega, perché se vi ricordate la scorsa volta abbiamo dovuto perquisire tutti quelli della collega. Quindi 30 novembre 1982. C'era stato anche un attentato, se ve lo ricordate. I cittadini della Colechia hanno sporto formali proteste. In data odierna è previsto l'arrivo di un diplomatico per trattative al vertice. La perquisizione sistematica dei cittadini della Colechia non è più autorizzata. Perfetto, non è più autorizzata. Allora, i diplomatici necessitano solo del passaporto e autorizzazione diplomatica e corso di validità per entrare. E dopo possiamo controllare le robe. E ok, allora, già subito un diplomatico, questo dice... Sono un rappresentante diplomatico. Abbiamo detto che i diplomatici servono solo il passaporto e un'autorizzazione. Questa, se non sbaglio, è una carta d'identità, quindi mi manca il passaporto, ma sicuramente sbaglio perché comunque non ne sono sicuro. Passaporto, in teoria dovrebbe esserci, c'è. Ok, quindi siamo a posto. Quindi allora, maschio, vedo, ok, l'84 c'è, perfetto, Antegra di Storska. Federazione Unita e Republican, ok, A5, perfetto, quindi puoi entrare, perfetto. E partiamo subito col primo, molto molto bene. Allora, Antegra, mi serve il permesso di entrata, sicuramente, perfetto. Manca il permesso di entrata, amico, cos'è? Bene, io allora adesso, mi dispiace, ma non posso farti entrare. Perché mi manca il tuo permesso di entrata, mi dispiace. Alleluia, allora ancora qui, aspettate. Allora, ehi, sono io, felice di vedere me, ora tutto quello che ho, tu chiedi. Allora, no amico, mi manca il tuo permesso di entrata, amico. Incongruenza rilevata, no, aspetta, cedolino, ma a me non mi serve il cedolino, a me non serve, cioè, a me serve il tuo permesso di entrata, amico. Permesso di entrata? Te l'avevo chiesto anche la scorsa volta, madonna mia. Il tizio che vede il cellulino a me dice che è buono, tu controlli di nuovo. E io non so, io non posso farti entrare, mi dispiace. Se tu torni la prossima volta con tutti i documenti perfetti, io ti faccio entrare, te lo prometto. Quindi entra, per favore. Guarda, lo giuro qua, se la prossima volta entra con tutte le cose perfette e pulite, lo faccio passare. Ehi, maschio. Io, Gorski, Peter, ok, puoi entrare. Tu sei della collega, quindi in teoria non dovresti avere problemi. Quindi mi fido di te e siamo a posto. Ovviamente l'obiettivo di oggi, stavo appena per dire che non volevo nessun ammonimento ed eccolo qua. Carta identità altezza non conforme, ma vaffanculo, va. Allora, chi era? Poi, vabbè, ormai. Corman Drex. Ok, in teoria dovrebbe essere qua il prossimo. Allora, se devo... Dovrò prenderlo in teoria. Questa cosa qua mi puzza un po'. Colleghi, Ristorska, Impor 1, ok, dell'83. Funk, Yates, fuck. Femmina, tu amico non sei una femmina. Cioè, se questo mi dite che è una femmina, giuro che mi suicido. Mi sembrava strano, nel senso. Cioè, il passaporto è corretto, non è corretto. Perquisiamolo. Mi sa che... Non è una femmina, proprio una femmina, però non si sa. E invece, vedete, proprio lui non è una femmina, è un maschio. È un maschio, però il punto è, non sei una femmina, amico. Quindi non saprei cosa dire, del tipo, così si può fare? Concorrenza rilevata, appunto. C'è un problema nei documenti, per favore fai passare me. E allora, ti arresto! Frocio in galera, mettetelo in galera, chiudete la chiave con le chiavi.
Questo è veramente euforico. il quarto film del Great Rapid, cos'è? Federazioni Unite, Federazioni Unite, Federation Unite, allora, Great, ok, esiste, perfetto, tu in teoria potresti entrare. Mi faccio entrare e quindi vai, non mi creare problemi, cara amica mia. Allora, Arizosca. 1,74 m, allora 56 kg ci sono, 1,54 m o 74 c'è Drex Corman, Drex Corman. Amica, amica mia, sei tu, amica, sei tu. Non posso farti passare. Io devo far passare quelli dell'ordine. Quindi, amica, mi dispiace, ma tu torni a casa. Mi dispiace, però quelli dell'ordine mi hanno chiesto di farti tenere a casa. Lo so, lo so, lo so, sei, lo so, lo so, lo so. Non importa, non importa, non importa. Carta d'identità, amica, carta d'identità. Mi serve la tua carta d'identità, che ovviamente non ce l'hai perché sei furba e non ce l'hai. No, passaporto? Sì, esatto, passaporto. Passaporto mio, Dio, dov'è? Eccolo! Dov'è? Adesso, Antelia. Femmina, Gloria, 83, ok, scade l'83, 11 bis Novan Michel, per sempre, già finito la giornata, molto bene, non va bene così, tornate tutti alle 6 raga, tornate tutti alle 6, guarda se mi fai prendere l'ammonimento adesso, giuro che mi incazzo a bestia, perfetto, bea, bea. Oggi facciamo doppio appuntamento. Come sempre, il figlio è grave, tuo figlio morirà senza medicine, però in teoria ho soldi. Ho i soldi, quindi facciamo mangiare il figlio sicuramente e facciamo anche il riscaldamento, quindi siamo a posto. Morirete di fame, non importa, quindi andiamo. Colecchia, spia da Zosca scoperta, persi i contatti, si teme il peggio. Non si sa, qua siamo il 1° dicembre dell'82, mancano 24 giorni a Natale, ragazzi, e siamo perfetti. Allora, qua, ok, siamo a posto. Allora, oh, prima di leggere questo c'è il mio amico qua. Che fa? Cosa dice? Salve! Salve! Sei spia? No, non penso di essere una spia. Cosa? No? Ah, appunto, non mi pare che tu fossi una spia. Sono guardia qui, mio nome è Kalensk. Dicono che danno a me buon lavoro e poi mandano qui. Bel ringraziamento di merda, lo so, amico, lo so. Ora pagano me quasi zero. Perché a me secondo te mi pagano? Secondo te? Appunto, come a tutti. Lo sappiamo tutti. Sì, ma sì, dai, muoviti, dai, su. E non ho tutto il tempo, piccolo bonus per quando arresti persone. Perfetto, più arresti più pagano me per vagliare. Ma non è giusto, sì? Anche tu meriti qualcosa, allora io risolvo il problema. Grazie, sei un grande! Sei un grande, io ho dato 5 crediti di mio bonus per ogni due persone che arresti. Perfetto, sei un grande. Perfetto, ti adoro amico, ti adoro. Ok. Allora, un agente sotto copertura del Ministero dell'Informazione è stato compromesso. Il Ministero della Finanza si è offerto per fare da tramite possibile una nuova giornata. L'altra volta doveva arrivare, però non è arrivato. E questo produce qualcosa. Oggi non so parlare, però non importa. Allora, questo qua, scopo del viaggio, transito 14 giorni. Ok, questo è perfetto. 14 giorni transito, Miles, San Barbero, Gran Miles. La foto non coincide, amico. La foto non coincide, però non mi sembri tu, cioè, infatti, non sei tu. Ok, tuo aspetto è cambiato, è vecchia foto. Impronte, facciamo le impronte, semplice, non è nulla di che. Ok, va bene, vediamo. Le impronte non coincidono per niente, amico. Esatto, non coincidono per niente. No, non ti faccio passare. E subito 5 crediti! Subito 5 crediti! 5 crediti! Documenti, prego. Scopo di viaggio transito per altro paese. Durata del soggiorno, resto 90 giorni. Ok, visita 3 mesi, ok. Foto coincide, John Lee, John Maschio Shilton 40, 84, 82 del 12. Non mi sembra niente di tanto eclatante, quindi possiamo anche farti passare. Basta che non mi crei problemi, amico. Basta che non mi crei problemi. Non mi fare prendere ammonimento, siamo perfetti. Ammonimento, che cosa? Risposta, scopo non corretta, passaporto, città di missione non conforme. Due ammonimenti in uno. Cioè, ti rendiamo conto, tienilo sicuro per oggi, c'è impostore che insegue me. Oddio, dice che è il Ministero dell'Informazione, ma niente. Se chiede documenti, dai questi. Ok, allora aspetta. Questo, quello che non dobbiamo dare, lo diamo qua. Quello che dobbiamo dargli è qua. Ok, e siamo a posto.
Lui non si sa come si chiama, vabbè, non importa, non mi ricordo neanche più come si chiama. Quindi non importa. Allora, qua, scopo del viaggio, solo visita. Visita un mese, giusto? Un mese. 82, 12, 14, ok, questo corrisponde a Anna Subisk. Ok, 83, San Marmeo. Allora, San Marmeo, Antegria, San Marmeo, ok, maschio. Non sei un maschio, mica. No, sei un maschio. Sei un maschio? Spero di no, perché ovviamente se tu non sei un maschio, cioè, siamo proprio fuori in testa, amica mia. Dai, muoviti, fammi vedere il tuo ben di Dio che è sotto. Ok, non è un maschio, perfetto, e siamo a posto. Quindi, amica, tu non sei maschio, mi dispiace. Non so niente di questa storia. E io del resto, così ho 5 crediti, bella, là. Così. Siamo a posto, cos'è questo? Amica, mi hai detto di essere una maschio quando sei una femmina, quindi non penso che sia una abbastanza giusta come cosa. Quindi, stai zitta, eh? Questo mi sta tanto da diplomatica. Mi trasferisco qui. Permesso di lavoro? Non lo vedo. Permesso di lavoro? Cioè, anzi, intanto, aspettate. Permesso di entrata. Permesso di entrata non c'è, amica. Ah, mi hai permesso d'entrata? Ecco. Allora. Scherzavo, allora, donna, mi sta tanto sbagliato, questo, vabbè, Obristan, ok, 82, 12, 84, questo qua è sbagliato, no, documento è sbagliato, amica, documento è sbagliato, tutto sbagliato tu hai, tutto sbagliato hai, altro arresto, perfetto così, e dai che ne un'altra saccoccia, 2,5 crediti, perfetto, dai che devo lavorare, dai, su, arrestate la toglietta dalle palle perché i due passano in mezzo, non si sa, ok, non importa. Documenti, prego. Documenti? Tuoi documenti? Mi dai documenti? Appunto, avete qualcosa da dare a noi? Oh, 10 crediti? Beh, tieni. Top, perfetto. Ciao. Fottuto, coglione, fottuto. Transito, 2 giorni, spero. 2 giorni, 82, 12, ok, ciccio, gli occhiali qua, cioè, proprio tipo Gangnam Style, insomma. Maschio? Non sei un maschio. Cioè, tu dimmi che sei un maschio, io mi suicido. Sei un maschio! Devo suicidarmi! Vi rendete conto? Adesso devo suicidarmi! Mi devo suicidarmi! Che gole! Quindi, maschio, ok, Andrew Petrovsky, 83, ok, questo qua è perfetto, maschio, Haihan è del, cos'era, dell'Impo, Haihan esiste, ok, quindi possiamo farlo entrare. In teoria non dovrebbe esserci niente di sbagliato. Ok, quindi puoi entrare. Siamo già a 5, 15, 17 e mezzo di crediti. In teoria adesso potrei arrestarne un altro. Se non vado errato dovrei arrestarne un altro. Quindi siamo a 20 crediti. E questo mi fa molto ma molto piacere. E sono veramente euforico. Allora, questo è perfetto. Drex Corman, ancora lui. Corman Drex. Io non posso farti passare. Ti ho fatto passare. Non ti ho fatto neanche passare prima. Perché sei ritornato adesso? Non posso farti passare, amico. Lo so che mi prendo l'ammonamento. Lo so. No, non ho niente di te. Tieni. Molto bene. Ciao. Leggi rapidamente. Allora. Dai. Apri. Assassin's Creed può essere liberato con tutti. La guerra ha preso il governo. Tutti. Aiutaci a liberare Arzoska dalla catena. L'ordine delle stelle di Ezek. Ok. Adesso. Perfetto, non perdere questo. Ok, cos'è? Questa cosa mi perquisisce un po'. No, non l'ho fatto passare, era giusto. Potevo farlo passare, che deficiente. Perfettamente. Quindi oggi concludiamo qua. Ammonimento. Foglio di lavoro, work and aid non conforme. Ma vaffanculo, 5 crediti ho perso. Mi dispiace, ma non lo so. Allora, penalità 1, vediamo. Ho 15 crediti da parte. 35 crediti, 5 crediti. Allora, qua e facciamo il figlio, medicina. Ok, medicina. Okay. Quindi ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Paper Please, spero che questo video vi sia piaciuto, arriviamo a 5 mi piace, vediamo se riusciamo anche ad arrivare a 10 mi piace per il prossimo episodio. Vi invito a condividere anche il video dovunque voi vogliate, seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione, iscrivetevi al canale e ciao ragazzi!